Il Belgio non sottoscriverà il CETA, lo ha annunciato oggi il Premier Michel dopo che l'ultima trattativa con la Vallonia è fallita. Bruxelles aveva dato la data di oggi come ultimatum, ultimo giorno utile per trovare un accordo e poter permettere giovedì di avere il summit fra UE e Canada e sottoscrivere ufficialmente l'accordo. Ma la Vallonia non ha voluto fare un passo indietro, ha detto che le sue preoccupazioni rimangono, che c'è bisogno di più tempo, insomma mantiene il punto. Così si è creato uno stallo in Europa. Qui al Parlamento paradossalmente si sono, diciamo così, capovolte minoranza e maggioranza. La minoranza per una volta ha vinto ed esulta, infatti sono i Verdi, la GUE, l'estrema destra ad essere felici di questo fallimento. Il Movimento 5 Stelle del gruppo euroscettico dice che non è stata una vittoria di una piccola regione, ma di una piccola regione che si è fatta portavoce della maggioranza di europei che erano scettici nei confronti di questo accordo. Manfred Weber, invece, il capogruppo dei Popolari, ha attaccato direttamente Magnetti, il presidente della Vallonia, dicendo che questa battaglia lui la conduce per interessi personali e soltanto per portare avanti, diciamo così, delle beghe interne al Belgio. Lo stesso Pittella, capogruppo dei socialisti, gruppo che qui al Parlamento europeo è favorevole a questo accordo, dice che c'è qualcosa che non va nei meccanismi di funzionamento dell'Unione europea. Se una piccola regione, così piccola, che conta poco più di 3 milioni di abitanti, può bloccare tutta l'UE, c'è qualcosa che non va. Così si blocca l'UE e così non si può andare avanti. Tusk in serata ha fatto un tweet, ha affidato ai social network il suo pensiero dicendo che dopo aver parlato con il premier canadese Trudeau è convinto che si possa ancora tenere giovedì un accordo. In passato l'Unione Europea ha dimostrato di riuscire a trovare degli accordi all'ultimo secondo, come è successo con la Grecia, in cui l'ultimatum veniva, diciamo così, di volta in volta rimandato, fino a che alla fine non si riuscì a trovare appunto un punto di incontro tra le due parti. Vedremo se anche questa volta l'Europa riuscirà in questa opera.